Forniamo delle informazioni importanti a quei cittadini che hanno subito dei danni a degli immobili durante l'alluvione del 9 e del 10 settembre scorso su Livorno. Su Livorno, sul comune di Livorno, sul comune di Collesalvetti e sul comune di Rosignano Marittimo. Quindi ci rivolgiamo solo ai cittadini privati e non alle imprese, cittadini che sono tenuti a segnalare il danno attraverso la compilazione di una scheda chiamata scheda B. La scheda B può essere ritirata o fisicamente presso l'ufficio del Genio Civile di Livorno, oppure può essere scaricata dal sito internet che la Regione Toscana mette a disposizione, ovvero www.regione.toscanaemergenzalivorno, e da quel sito si possono scaricare, oltre che la scheda B, anche un vademecum che fornisce le informazioni principali che servono a compilare la scheda, nonché viene evidenziata, e la evidenzio anche io, la scadenza per la presentazione che è il 16 ottobre alle ore 17. Le schede, dicevo, possono essere ritirate direttamente presso l'ufficio del Genio Civile di Livorno dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Possono essere scaricate anche dal sito internet, come abbiamo detto. Le stesse schede, una volta compilate, devono essere o riconsegnate a mano di nuovo presso l'ufficio del Genio Civile, o in alternativa possono essere inviate via mail attraverso un indirizzo di posta elettronica emergenza.livorno.privati@regione.toscana.it. Nostro personale, ovvero personale di sviluppo Toscana che sta collaborando con la Regione Toscana, è a disposizione di tutti coloro che hanno bisogno di informazioni. Alcune delle informazioni essenziali che sono utili a coloro che devono compilare la scheda li riporto velocemente, ovvero chi è che può compilare la scheda sono coloro che sono titolari dell'immobile che ha subito il danno oppure affittuari. Qual è la tipologia di danni che può essere rilevata sulla scheda è quella relativa ai beni immobili. Consigliamo comunque di segnalare nello spazio relativo alla descrizione del danno subito anche danni riportati ad altri beni mobili, esempio arredamenti, elettrodomestici, beni mobili registrati quali automobili e motorini. Altra informazione importante è relativa a cosa serve la scheda? La scheda serve solo a rilevare i danni subiti. La scheda, una volta raccolta entro la scadenza del 16 ottobre, verrà inviata alla Protezione Civile Nazionale, la quale Protezione Civile Nazionale dovrà stimare qual è l'entità dei danni che sono stati subiti dai cittadini su abitazioni private. La stessa scheda viene utilizzata perché la Regione Toscana mette a disposizione un contributo sociale forfettario nei prossimi mesi e per far sì che la Regione possa stanziare le giuste risorse, noi rileveremo dalla stessa scheda B qual è l'entità dei danni totali in modo tale da avere le risorse sufficienti a poter risarcire i soggetti che hanno subito un danno.